Bene cari amici, buongiorno. Oggi è 14 febbraio 2017, sono in via Rogatio con angolo via Crispi. Sono davanti a questa farmacia storica per raccontarvi una storia che non avrà niente di particolare, ma i risvolti forse saranno un qualcosa che voi non sapete. Ciao Francesco. Buongiorno. Cos'è successo? Ah, in pratica io venerdì avevo una bella Atala 28 blu. Così. Andando su da mio fratello, scendendo poi, giustamente la bici attaccata al palo, non l'ho trovata più. Avevi speso 200 euro. 200 euro l'anno scorso. Che non sono poco. 200 euro il 18 dicembre. Ho trovato solo la catena e la bici, niente. Avevi una catena del tipo quella al cavo d'acciaio. Infatti. E poi cosa è successo ieri invece? Ieri in pratica sono stato a Piazza Umberto per verificare ancora, trovavo, facendo sempre una denuncia ai carabinieri, se trovavo la mia bicicletta. Ma invece no, ho trovato persone di colore, 3 o 4 persone, che mi volevano vendere perfino la bici a 50 a 70 euro l'una. Avevi la possibilità anche pure di scegliere la bicicletta? Sì, infatti, perché erano 3. E se non la compravo, mi davano anche mazzate. Poi, quando ti sei visto mai riparato, come hai, a chi hai contattato? Io, con chi hai parlato? Il primo sei stato tu, che ti ho conosciuto un mese fa, grazie a Dio, e il resto poi telegiornali, roba varia, amici. Però tu mi hai detto che ieri hai contattato l'esercito che sta lì sulla piazza. Esercito, carabinieri, polizia, mancava solo il 118 che mi veniva a prendere perché mi stavano picchiando, solo quello mancava. E proprio stamattina, oggi 14 febbraio, sono andato al guardia di finanza che stava proprio là vicino e mi hanno detto sì, vediamo. In aggiunta? In aggiunta, stamattina. Quindi anche se c'è l'esercito in Piazza Umberto, non è che si continua a fare lo sbaccio, sì, infatti, anche il riciclaggio di bici. Infatti, sì. Adesso Francesco circola con questa bici. Allora, un po' nei quartieri Libertà e un po' nelle zone di Bari, cosa succede? Se voi poco lasciate la bicicletta parcheggiata più di 24 ore, troverete o il sellino tolto o la ruota tolta. O la togliete presto la bicicletta quando voi vi accorgete qualcosa del genere, o se no andranno avanti ad oltranza. Quindi se sparisce la ruota, poi sparisce il sedile, poi il manubrio, i pedali, insomma vi troverete solo il telaio della bicicletta. Consigli utili: quando dovete parcheggiare le bici, utilizzate una catena e un lucchetto possibilmente di marca, non usate cinesate perché altrimenti qui vi fregano la bicicletta. Questa è la storia di Francesco, ma può capitare a me o può capitare anche a voi, quindi occhio alle biciclette.